Benvenuti oggi ad un nuovo appuntamento dal canale Passione Stilografiche. Oggi recensiremo una stilografica che fa parte della prima uscita di una collezione stilografiche attualmente in edicola. Andiamo a vedere subito, innanzitutto all'interno della confezione troviamo un pacco di cartucce attacco standard Pelican blu. Sono 6 cartucce. La stilografica, come potete vedere, è interamente in metallo, esteticamente ha un aspetto gradevole, anche se magari a livello estetico ci sono molte forme similari. Ha il suo peso perché è interamente in metallo. Per quanto riguarda invece il pennino è in pratica un pennino senza nessuna scritta particolare, non c'è neanche la misura del pennino stesso e si trova solamente una leggera decorazione proprio accennata. Allora, la cartuccia attacco Pelican blu già è stata inserita, come potete vedere. Adesso dovremmo iniziare la nostra prova di scrittura. Ci siamo quasi. Perfetto, l'inchiostro è arrivato. Posiziona la clip abbastanza buona, salda. Allora, prova di scrittura stilografica De Agostini, che è la De Agostini che la distribuisce in edicola. Prima uscita. Allora, per quanto riguarda il pennino, sembrerebbe essere un medium. Il tratto, il flusso è abbastanza, c'è un buon flusso. Non so se riesce a passare il foglio. Sì, effettivamente nei fogli troppo sottili in pratica l'inchiostro traspare la pagina. Questo diciamo che non è una cosa molto positiva. Da primo acchito posso dire che come scorrevolezza ha un'ottima scorrevolezza. Allora, questa è una stilografica della collezione De Agostini che si trova in edicola. Ottima iniziativa. Volta a far conoscere l'uso della stilografica. Al momento la penna scrive abbastanza bene senza nessuna falsa partenza. Andiamo a vedere per quanto riguarda la tenuta del pennino e del tratto in velocità. Devo dire che il pennino sembrerebbe ah, ah, ah.
riproviamo perché c'è una cosa che va bene. Qualche perdita di tratto c'è, magari è l'inchiostro che ancora non fluisce bene. Riproviamo. Ci sono alcuni tratti che, specialmente nel controtratto, che perde qualcosa. Allora, proviamo il tratto veloce. Tratto veloce, stilografica va benissimo. Io però voglio riprovare adesso, forse ci siamo. Sì. C'era qualcosa che forse perché la penna era ancora appena inchiostrata. Adesso ci siamo, andato. Perfetto. Purtroppo bisogna dare il tempo all'inchiostro di fluire, di scendere, specialmente durante il primo utilizzo. Oltretutto devo dire che le stilografiche, per quanto riguarda il primo utilizzo, per evitare che ci siano residui di lavorazione, dovrebbero essere lavate. È stato comunque una forzatura questa, però devo dire che adesso che l'inchiostro è arrivato non c'è più la forza partenza che poteva avere la stilografica poco fa, tipo in questo frangente, in questo, oppure anche in questo. Qua abbiamo risolto tutta la problematica che sembra essersi creata, guardate qua, abbastanza, va bene. Per quanto riguarda dunque il tratto veloce, vediamo un'altra cosa, il tratto quello veloce, come se dovessimo firmare. Guardate qua, sì, va benissimo, non lo perde il tratto. Devo dire che questo pennino non è male, nonostante trattasi di un pennino, posso che si può dire anonimo, non si comporta male nella carta. Anche se qualche volta magari si può avere qualche falsa partenza, è normale. Comunque tutto sommato, la stilografica non è male. Allora, analizzando bene questa penna, avendoci scritto, anche se in realtà avrò modo di provarla utilizzandola per più giorni, perché devo dire che il pennino, per come si comporta al tatto, per come scorre sulla carta, sembra essere un pennino valido, indipendentemente dalla sua economicità o meno. Questo è l'altro lato del pennino, va bene anche. Dunque, passiamo a dare, passiamo a dare un voto a questa stilografica. Un voto. Voi che direste? Allora, per me questa stilografica può essere valutata con un bel 7, perché comunque la scorrevolezza non è male, il design è anche grazioso, è una penna comunque abbastanza, diciamo, robusta, si fa sentire il peso. Devo dire che dalle prime impressioni che mi ha dato, anche se in realtà l'abbiamo provata qui solo per una paginetta, questa stilografica è una
stilografica, insomma, che può essere benissimo usata da chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo delle stilografiche. Da quello che ho visto, sicuramente potrà darvi qualche soddisfazione. E partendo dal presupposto comunque che ogni stilografica, anche di ugual modello, può variare in base alle fasi di lavorazione, perché può essere il flusso, la scorrevolezza, possono dipendere non soltanto dalla lavorazione del pennino, ma anche dall'alimentatore che può essere più o meno abbondante, permettere il passaggio di aria o di inchiostro in quantità variabili. Devo dire che da quello che abbiamo analizzato oggi, abbiamo visto insieme su questo foglio di carta, che questa stilografica sicuramente merita di essere attenzionata e soprattutto di essere utilizzata sia dagli esperti ma anche da chi vuole conoscere questa tipologia di penne e vecchie glorie del passato. Dunque, abbiamo finito questa. Ah, abbiamo scordato il voto. Il suo voto è un bel 7. Abbiamo finito questa recensione di oggi del canale Passione Stilografiche. Vi do appuntamento alla prossima recensione.